lodato e ringraziato ogni momento. Santissimo e divinissimo sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Santissimo e divinissimo sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni a salvarmi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Santa Madre, deve fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Io ti prego, Gesù buono, per la tua passione. Donaci il tuo perdono. San Valeriano, Santa Cecilia, San Benedetto. Regalate per noi. Dal primo dolore di Maria, quando il vecchio Simeone le predisse che una spada doveva trafiggergli l'anima. Padre nostro che sei nei cieli. Mostrami la via per seguire te, apri i miei occhi, Gesù, donami la forza per Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era all'inizio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Santa Madre di voi fate che il grande del Signore sia impresso nel mio cuore. Io ti prego, Gesù buono, per la tua passione. San Valeriano, Santa Cecilia, San Bernardo Tolomei, pregate per noi. Il secondo mistero, il dolore di Maria, quando con Giuseppe dovette fuggire in Egitto portando il bambino Gesù. Signore, il tuo amore grande, Signore, il tuo amore immenso, sei qui presente e vivi in mezzo a noi. La morte non può strapparci dal tuo amore. Signore, il tuo amore grande, Signore, il tuo amore immenso, senza fine, il mio cuore canterà per te, per la tua eterna fede. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre all'inversione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, sempre nei secoli dei secoli. Amen. Santa Madre, dove fate che le piaghe del Signore io ti prego, Gesù buono, per la tua passione. San Valeriano, Santa Cecilia, San Benedetto. Pregate per noi. Nel terzo mistero, il dolore di Maria, quando Gesù fu smarrito nel Tempio. Fiorisce il deserto, dove tu guardi, si rischiara il cielo, e in fondo al cuore torna il sereno, dove tu sei. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Santa Madre di voi fate, che le piaghe del Signore, io ti prego, Gesù buono, per la tua passione. San Valeriano, Santa Cecilia, San Bernardo Tolomei, pregate per noi. Nel quarto mistero, Maria incontra il suo figlio Gesù che porta la croce. Questo mondo e ha paura di amare. Chi ama la sua vita più di tutto la perderà. Chi ama la sua vita in questo mondo e ha paura di amare. Chi ama la sua vita più di tutto la perderà. Chi perde la sua vita in questo mondo, in lui la vita eterna fiorirà. Chi perde la sua vita per amore la ritroverà. È un seme che è piantato nella terra, morendo vita nuova porterà, ma se caduto in terra lui non muore, da solo resterà. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era in principio,
Santa Madre de voi fate che Signore io ti prego Gesù buono per la tua passione. San Valeriano, Santa Cecilia, San Bernardo Tolomei, nel quinto mistero del dolore di Maria, quando, dopo che Gesù ce la consegnò come madre, morì in croce. Padre. Contemplando la grandezza del tuo amore, prostrandomi ai tuoi piedi adorerò, ricevendo la tua grazia nel mio cuore. Io so che c'è potenza nel tuo sangue. Quel dì i miei peccati ha perdonato ed io dichiaro Gesù, nome al di sopra di ogni altro nome, non c'è. C'è nessun altro come il mio Signore. Morto per me al posto mio, risuscito. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, non ci indurre in tentazione. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Santa Madre di voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore,
Io ti prego, Gesù buono, per la tua passione. Donaci il tuo perdono. San Valeriano, Santa Cecilia, San Benedetto. Pregate per noi. Nel sesto dolore, Gesù fu deposto dalla croce e posto tra le braccia della sua Santissima Madre. Alzo gli occhi e cerco il tuo volto, tu sei il mio Dio, confido in te, il tuo cuore è fonte d'amore, sei il mio Signore, spero in te, del tuo amore io vivrò. Signore, io di te vivrò, resterò con te e nulla temerò. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Santa Madre dei tuoi fatti, che le piaghe del Signore siano per il mio cuore. Io ti prego, Gesù buono, per la tua passione. Donaci il tuo perdono. San Valeriano, Santa Cecilia, San Bernardo Tolomei. Nel settimo dolore di Maria, quando Gesù è posto nel sepolcro.
sorgente che disseta e cura ogni ferita. Ferma su di me i tuoi occhi, la tua mano stendi e donami la vita. Abbracciami, Dio dell'eternità, rifugio dell'anima, grazia che opera, riscatta. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Santa Madre, devo e fate. Io ti prego, Gesù buono, per la tua passione. Buono il tuo perdono. San Valeriano, Santa Cecilia e San Benedetto. Thank you.
Dal Vangelo di Luca. In quel tempo, mentre le folle si accalcavano, Gesù cominciò a dire: «Questa generazione è una generazione malvagia. Essa cerca un segno, ma non le sarà dato alcun segno se non il segno di Giona. Poiché come Giona fu un segno per quelli di Ninive, così anche il figlio dell'uomo lo sarà per questa generazione. Nel giorno del giudizio, la regina del sud si alzerà contro gli uomini di questa generazione e li condannerà, perché ella venne dagli estremi confini della terra per ascoltare la sapienza di Salomone. Ed ecco, qui vi è uno più grande di Salomone. Nel giorno del giudizio, gli abitanti di Ninive si alzeranno contro questa generazione e la condanneranno, perché essi alla predicazione di Giona si convertirono. Ed ecco, qui vi è uno più grande di Giona». Parola del Signore. Gloria a te, oh Cristo. Le parole che abbiamo ascoltato durante il brano del Vangelo: questa generazione è una generazione malvagia. Gli abitanti di Ninive insorgeranno. La stessa regina che era andata ad ascoltare Salomone, la sapienza di Salomone, sarà giudice. Ma quello che Gesù dice è soprattutto quel segno. Il segno che lui darà è il segno di Giona. Giona è stato nel ventre del pesce, come lui sarà nella sepoltura, e poi venne restituito come lui è risorto. Cari fratelli e sorelle, sono parole tremende, sono parole però che ci invitano alla conversione, sono parole che ci invitano ad affidarci a Gesù. Gesù è buono, è misericordioso. Gesù vuole che ciascuno di noi si impegni a quella conversione di cui facenno, poiché non c'è più grande di Lui. Proprio perché Lui è grande, Lui è misericordioso, vuole che noi Suoi figli ci convertiamo a Lui. Caro Gesù, è vero che questa generazione è una generazione malvagia, ma è anche vero che c'è tanta, tanta sofferenza. E vedevo proprio oggi
le varie messaggi che mi arrivano, le varie telefonate, quanta sofferenza c'è in giro, quanta sofferenza c'è nelle famiglie. Lina dei Salvi di Portegoni, che ha avuto un'ischemia cerebrale e che ora i suoi figli la vegliano in quel peggioramento della malattia stessa. Che cosa dire di quelle famiglie dove si soffre la mancanza dei propri cari? L'ultimo, un carissimo Luigi, che ha lasciato questo mondo, lui, uomo di lavoro, lui che sapeva coniugare nell'essere lavoratore e nello stesso tempo, proprio attraverso il lavoro, era anche colui che il lavoro lo dava, un lavoratore imprenditore, eppure anche lui ci ha lasciati, come ci lasciò Adelino, come ci hanno lasciato tantissime persone. E quando ogni giorno sento, leggo questi messaggi, quest'ora diventa un'ora di oasi, un'ora di pace, un'ora nella quale si può comunicare con te nel silenzio del Getsemani. Siamo qui pronti a vedere le tue lacrime, a vedere quelle di Maria. Ora capisco la sofferenza di Maria e le lacrime della Madonna che ci hanno accompagnati in tutti questi anni e ci accompagnano sempre. Vuol dire che attraverso il dolore c'è la vera purificazione. È vero che c'è una generazione malvagia, ma è anche vero che c'è una generazione che soffre terribilmente. Non c'è una famiglia che non ci sia pace. Non c'è una famiglia dove non si trovi la sofferenza, il dolore, la malattia. Non c'è una famiglia dove c'è la mancanza di lavoro e anche molti imprenditori mancano di lavoro quando dicono che tutto va bene, che tutto prosegue bene, che si riempiono la bocca di tante chiacchiere, ma alla conclusione rimane soltanto un fumo, quel fumo che non serve a nulla. Ecco allora la sofferenza di tante persone, donne picchiate e umiliate, bambini abbandonati, mogli che attendono i mariti perché hanno lasciato la famiglia. Sofferenze, dolore, che da ogni parte, Signore Gesù, c'è. E che dobbiamo dire di quelle persone che devono rimanere immobili, di quelle persone che non trovano pace, di quelle persone che la stessa vecchiaia ha distrutto. Dunque, non c'è, Signore. È vero, siamo malvagi perché nelle famiglie potremmo volerci bene di più, si possono voler bene di più tra fratelli, ma tante volte il protagonismo porta poi al vittimismo. C'è molta gente che crede che senza di loro non si fa nulla e invece non è così. L'uomo non comprende la sua fragilità, non sa. Tutti si credono di essere dei leoni, dei tori, tutti credono di essere chissà che e chissà che cosa.
A volte basta soltanto una febbriciattola che tutto finisce. Che, Signore, che dobbiamo dire di quelle mamme che vedono i propri figli nella sofferenza? Che dobbiamo dire di quelle mamme che guardano i figli che a sua volta non hanno futuro e allora si consumano nel dolore e nella sofferenza anche nel guardare i propri figli? Cosa dire di tante e tante persone che hanno perso la speranza, hanno perso la fiducia? Che cosa dire di tante donne, di tanti uomini, di tanti ragazzi che cercano un domani migliore e non lo trovano? E allora è vero, noi siamo malvagi, ma è anche vero, Signore, che tu devi infondere in noi quella speranza, quella fiducia che viene solo da te. Ecco allora, guarda le lacrime di tua madre, Signore, e comprenderai le lacrime di tutte le mamme del mondo. Guarda la sofferenza di tua madre e vedrai la sofferenza come lunga e larga, come un oceano che c'è nel mondo. È vero che c'è gente, che ci sono uomini, giovani, donne, i quali vivono giorno per giorno e credono che la loro esistenza sia eterna, e invece non sanno che tutto finisce, tutto termina, tutto cessa. Ecco perché, Signore Gesù, tu solo puoi infonderci questa forza del domani, perché qui è il problema. La stragrande maggioranza pensa che non ci sia il domani. Ma se tu, Signore, dai loro la forza, loro comprenderanno che il domani sei tu, che il futuro sei tu, che la certezza sei tu, che la speranza sei tu. È vero che c'è gente che primeggia e crede di essere chissà chi e chissà che cosa. Molte persone non pensano, e non si pensa più né alla vita né alla morte. Le tombe sono ormai abbandonate e le anime completamente dimenticate. Ecco perché, Signore, quel segno di Giona, quel segno, quella forza di Giona, mostralo. Sorgi, Signore, e vieni. Sorgi, Signore, fa che noi vediamo il tuo volto. Sorgi, Signore Gesù, e vivi tra noi e in mezzo a noi. Lenisci le lacrime, lenisci le sofferenze. Così come fa tua madre, che ancora piange, ancora soffre per questa umanità. È vero, siamo una generazione malvagia. A volte c'è godimento a far soffrire gli altri, a volte c'è godimento a fare del male agli altri. Ma tu ci hai insegnato il perdono, e attraverso il perdono che si conquista l'amore. Signore, ogni giorno ne sento, ogni giorno ne leggo. Signore, abbi pietà, pietà di tutti noi, abbi pietà della nostra ignoranza, abbi pietà della nostra negligenza, abbi pietà della nostra miseria, abbi pietà della nostra povertà. Perché tu puoi, Signore, anche se siamo una generazione malvagia, ma tu, Signore, che fai sorgere dalla terra i fiori, che tutto diventa vita, fa che ciascuno di noi
Signore, possa risorgere come risorgono i fiorellini della terra per essere una rinnovata Pasqua, per essere vivere una rinnovata fede. Signore, siamo malvagi, ma tu puoi mutare la nostra sorte nella bontà, nella carità, nella speranza. Hai dato loro il pane disceso dal cielo. Che porta in sé ogni dolce età. Preghiamo, oh Dio, in questo mirabile sacramento, ci hai lasciato il memoriale della tua passione e morte. Fa che celebrando questi sacrosanti misteri, possiamo vivere con te al convito celeste. Tu che con il Padre e con lo Spirito Santo vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Dio sia benedetto. Dio sia benedetto. Benedetto il suo santo nome. Benedetto il suo santo nome. Benedetto il nome di Gesù. Benedetto il nome di Gesù. Benedetto il suo sacratissimo cuore. Benedetto il suo sacratissimo cuore. Benedetto lo Spirito Santo Paraclito. Benedetto lo Spirito Santo Paraclito. Benedetta Sacra Madre di Dio Maria Santissima. Benedetta la sua santa Immacolata Concezione. Benedetta la sua gloriosa Assunzione. Benedetto il nome di Maria Vergine Madre. Benedetto San Giuseppe suo castissimo sposo. Benedetto è Dio nei suoi angeli e nei suoi santi. Benedetto. Alla famiglia associativa voglio dire, partecipate alle celebrazioni quaresimali, unitevi nella preghiera, unitevi in quest'oasi di pace il mercoledì, celebrate, partecipate, vivete la vostra vita nella preghiera e nella carità. Pregate per le vocazioni, pregate per tutti coloro che ne hanno bisogno. Questo è il merito, pregare per gli altri nella misura in cui ci dimentichiamo di noi stessi.
allontanano dietro i monti i riflessi di un giorno che non finirà, di un giorno che ora correrà sempre, perché sappiamo che una nuova vita da qui è partita e mai più si fermerà. Resta qui con noi, il sole scende già, resta qui con noi, Signore, sera ormai, resta qui con noi, il sole scende già, se tu sei fra noi. Spingerà fino a quando giungerà ai confini.